Benvenuti amanti del grande calcio amatoriale, Claudio Costanzo come al solito per le telecamere della Wii Sport e della Sport Med al campo dell'Oratorio di San Matteo per raccontarvi della terza giornata del torneo della Santissima Maria Ausiliatrice di fronte a Aspirin contro Cosmopolitan per il girone A. Aspirin con soli 3 punti in classifica, Cosmopolitan che guidano la vetta del girone a quota 6 punti in 2 giornate. Abbiamo visto le immagini del solito rituale liturgico guidato da Don Arnaldo, si può partire. Aspirine che si fanno vedere alla distanza con Cariolo, al suo esordio in questo torneo, risponde il Cosmopolitan dall'altro lato con questo pressing di Brigandina, Berni Fama con tutta l'eleganza e lo contraddistingue, riesce ad allontanare, ancora Fama in due tempi, passò la sfera, ora palla dentro che finisce sui piedi di Mento, calcia col sinistro, Fama non ci arriva e allora Cosmopolitan in avanti con Tonino Mento, centrocampista in forza a Rocca di Caprileone, qui col suo sinistro ha trafitto Fama e portato in avanti la squadra della coppia Prospero Brigandì. Qui ancora ci prova dalla distanza il Cosmopolita, ma trova Fama attento. Cariolo con una magia si libera l'avversario. La palla è per Minissale che prova a chiudere il diagonale che termina al lato della porta difesa dalla Fauci. Ancora Aspirina e Cora prendono campo qui con Morgante. Il suo destro però termina alto. Ancora Aspirina si fanno vedere con Leardo. Il suo tiro questa volta respinto dalla Fauci che manda in corner. Sugli sviluppi dello stesso Morgante prova la volée di testa ma trova uno strepitoso intervento di Nino La Fauci. Dall'altro lato ci prova Paraghi col tiro a giro, ma anche Fama manda in out. Ora magia di Cariolo che passa in mezzo a due, ancora con la suola, Cariolo il suo destro si stampa sul palo alla destra di La Fauci. Spirine che stanno cominciando a prendere campo, all'altro lato risponde la Cosmopolitan con questo destro di Paraghi che termina alto. Ancora Paraghi, magia di Paraghi che manda al bar il diretto avversario e poi col sinistro non riesce a centrare il bersaglio grosso. Fantastica giocata di Andrea Paraghi e Pibe di San Matteo. Intanto con l'ausilio e le immagini passiamo alla seconda frazione di gioco. Primo tempo un po' contratto che ha visto il Cosmopolitan condurre nelle Aspirine, rispondere colpo su colpo come in questa occasione con Morgante dalla distanza. Ora Leardo ci prova con la rimessa laterale, la palla è dentro per Cariolo che si libera al tiro, la palla resta lì, Cariolo con la punta trova la deviazione di Biondo e il gol del pareggio delle Aspirine al suo debutto in questo torneo. Mette subito il timbro Silvano Cariolo con il numero 7 per le Aspirine. Tutto da rifare per il Cosmopolitan che ora si riverserà in avanti per cercare subito il gol e lo trova puntuale con Roberto Brigandì sull'assist da calcio d'angolo di Mariano Russo. Lo trova nel cuore dell'area, beffa il diretto avversario e mette alle spalle di Fama. Ancora Russo prova con questo diagonale a mettere il pallone in mezzo, non ci riesce. E poi il pareggio delle Aspirine, azione fotocopia a quella precedente, Minissale mette in mezzo da corner, trova Quintoni che comodamente può appoggiare in porta il numero 10 e metronomo delle Aspirine. Dall'altro lato il Cosmopolitan ci prova con Russo che si libera al tiro ma Fama coi piedi risponde colpo su colpo. Ora però ci pensa Mento a riportare in avanti il Cosmopolitan con questo fantastico stacco di testa preciso come un colpo da biliardo sull'assist da rimessa laterale di Russo. Il suo colpo di testa sbatte sul palo e termina in rete. Rispondono le Aspirine con questo calcio di punizione di Quintoni sul quale si deve superare la Fauci. Fantastico il suo volo plastico. Dall'altro lato il Cosmopolitan ancora con Russo e sta spingendo sul binario di destra. Ma trova ancora Fama. Altra punizione per le Aspirine, sempre Saverio Quintoni, ancora col destro. Questa volta si stampa sul palo, anche sfortunate le Aspirine in questa frazione di gioco. Dall'altro lato il Cosmopolitan subito con Brigandì trova il gol del 4-2 e si porta con due lunghezze di vantaggio sulle Aspirine. Scatta su alle spalle di Romano e a tu per tu con Fama è freddissimo Roberto Brigandì, l'attaccante Forza Calcio Messina. E in avanti ancora il Cosmopolitan con Lucarelli che con due colpi di suola morbidi siede Fama e appoggia col destro il rete. Fantastico gol di Maximiliano Lucarelli che si incune in mezzo a due avversari ed è freddissimo davanti a Fama con una finta davvero futsal a sederlo e metterlo in porta. 5-2 per il Cosmopolitan che ora sta prendendo il largo. Ancora Lucarelli che scatta sul filo del fuorigioco, supera Fama, Lucarelli mette in mezzo per Brigandì e gli regala la marcatura e la tripletta personale a Roberto Brigandì. Qui vediamo come Mento trova Lucarelli che parte prima del centrocampo e quindi in posizione regolare salta troppo comodamente Fama e può
regalare Brigandì, il più semplice dei tapin, 6 a 2 per il Cosmopolitan Aspirine, che sembra aver mollato in questa seconda frazione di gioco qui all'occasione. Anche Biondo che c'entra il palo, la palla finisce sui piedi di Lucarelli e questa volta se la prende la gioia del gol. Mento chiude l'1-2 con Biondo che si presenta troppo facilmente a tu per tu con Fama, il suo destro si stampa sul palo e sulla carambola. Lucarelli anche con un po' di rabbia firma il gol del 7-2. Cosmopolitan anche così si potrà portare a 9 punti in classifica, virtualmente sicuramente qualificata alla seconda fase. Termina così la partita, Aspirine 2 Cosmopolitan 7. Da Claudio Costanzo per la Sport Mag Sport è tutto, vi ringraziamo, alla prossima, sfondate il tasto mi piace.